andiamo avanti con un altro protagonista di questa missione. Voi sapete che Luca Valditano, prima di essere un astronauta, è un pilota e un maggiore dell'aeronautica militare italiana. E quindi abbiamo qui con noi un rappresentante dell'aeronautica militare italiana, che è il colonnello Marco Nardini. Grazie, ringrazio il signor Rettore, ma vorrei rivolgermi ai ragazzi in particolare. E quanti hanno mai pensato di fare l'astronauta? Uno solo. Stanno venendo su perché sono un po' timidi. Pensavo di fare la famosa battuta, beh, io sono uno di quelli che non ha alzato la mano pensando che le mani fossero in tante. In realtà molti ragazzi, adesso posso dire finalmente anche ragazze, hanno nel loro cassetto il sogno di volare o di fare come Luca, andare addirittura nello spazio. E il fatto che Luca Parmitano e il prossimo anno anche il capitano Samantha Cristoforetti andranno in volo sulla stazione spaziale è sicuramente un vanto, non certo per noi dell'aeronautica militare, ma non solo, ma sicuramente per l'Italia. E cosa voglio dire? Voglio dire che in questo momento che siete lì, che vedete da dietro il cappuccione lucente di Luca che risplende in prima fila, sono tutte cose che possono essere fatte con molto impegno, con molto studio e applicazioni, ma si possono fare. Lui è uno di quelli che ce l'ha fatta e tanti altri ce la faranno. Quindi l'aeronautica si fregia dell'onore e della veramente essere veramente bravo, come dicono gli americani, di avere quattro astronauti che hanno volato o stanno per volare. E quelli come me, che ormai iniziano ad essere un po' più vecchiotti, almeno dal punto di vista aeronautico, non volano più, hanno una bella scrivania ancorata a terra e cosa fanno? Lavorano affinché i ragazzi giovani possano volare o in aeronautica o in futuro anche nello spazio. Dicevo, abbiamo un accordo con l'ASI, collaboriamo con loro, c'è un gruppo di lavoro, e qui vedo molte persone dell'ASI con cui collaboriamo giornalmente, per far sì che la missione volare di Luca Parmitano sia un successo, organizzando eventi come questo per divulgare la cultura dello spazio e facendo mille cose, lo sa Delfino Bertolotto che sta lì, patch che devono andare su e altre cose, cosa non ci fanno di pensare i pochi capelli rimasti in testa. Per cui concludo ringraziando di nuovo per l'invito e il piacere di essere stato qua e a voi dico solo, non vi preoccupate se ogni giorno suona la campanella, iniziate, i libri sono sempre quelli, gli insegnanti, pure bravissimi, sono sempre quelli che pigliano le punte, oggi interroghiamo. Alla fine c'è la famosa luce dall'altra parte del tunnel e ci sono tante di quelle esperienze che potete fare da grandi che vale la pena passare qualche ora sui libri. Grazie. Beh, insomma, tutte queste parole oggi non possono non riempirvi di entusiasmo e adesso, tanto per fomentare altro entusiasmo, è la volta di Luca Parmitano. Il suo addestramento, un addestramento lungo che va avanti ormai da un anno e mezzo, ma già da 2 anni e mezzo, e ormai manca pochissimo, come vi dicevo, alla partenza che sarà a fine maggio, quindi a lui la parola adesso. Grazie. 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 Presidente, cari ospiti, carissimi studenti, due parole soltanto prima di iniziare la presentazione, perché veramente ci tengo. Per me sono emozionatissimo perché parlare di studenti è una delle attività più importanti per questo lavoro, per comunicare. Un primo messaggio velocissimo. Siamo in Italia, dobbiamo essere orgogliosi, siamo privilegiati di essere italiani, perché c'è un sistema italiano che funziona, che lavora, che ci permette di essere qui in una realtà come questa. Io non sono d'accordo con il Rettore, credo che sia una realtà eccezionale. Eccezionale come la realtà che mi ha accompagnato, sono stato fortunatissimo nella mia carriera, eccezionale come la mia carriera in aeronautica, e ringrazio l'Agenzia Spaziale Italiana che con il lavoro di un'intera nazione mi permette di avere un volo, l'Agenzia Spaziale Europea che mi ha addestrato fino adesso, per cui credete, amate quello che fate perché i risultati ci sono, non bisogna essere tutti astronauti, non è necessario per ottenere risultati.
entrati, bisogna amare quello che si fa. Voi siete studenti, amate i vostri studi perché vi porteranno sicuramente degli ottimi risultati. I risultati di oggi sono la chiave del successo di domani. E con questo chiudo perché sono sicuro che non vi voglio annoiare, e iniziare la presentazione. E parleremo oggi, la prossima, parleremo di oggi la missione volare, scritto in piccolo, come se adesso un astronauta, ovvero, ma cosa fa un astronauta quando è a terra? E quindi oggi cercheremo di scoprirlo. Avanti. E non vi sorprenderà che la prima cosa che fa un astronauta quando è a terra è andare a scuola, così come questo è l'equivalente del convitto nazionale per un astronauta, è il centro di addestramento per astronauti a Colonia, dove noi, queste che sono le nostre aule, ci addestriamo a diventare astronauti. Cosa fa un astronauta? Fa tante attività. Una delle attività che abbiamo fatto, qui siamo in Sardegna, con i miei colleghi, un collega danese, un collega francese e uno inglese, come la barzelletta, e qui ci stiamo addestrando a sopravvivere in condizioni non estremamente difficili, ma in condizioni non standard. Abbiamo vissuto per circa una settimana senza tenda, senza materiale particolare, cercando di adattarci per simulare l'eventuale atterraggio da un rientro spaziale in un posto che non è quello previsto dall'atterraggio in caso di emergenza. Un prosieguo di quella esperienza di addestramento era sopravvivenza in mare. Qui un elicottero della polizia, non sto scappando, la polizia era soltanto un mezzo di trasporto da cui ci siamo lanciati per entrare in acqua, davanti al prossimo, e poi abbiamo vissuto per circa 24 ore in questa zattera, che è più o meno grande come una vasca da bagno. Eravamo 6 persone a bordo, qui vedete altri colleghi. Questo per addestrarci è un esercizio sia di sopravvivenza in mare, in cui in qualche modo bisogna cercare di mantenere la calma e sopravvivere in condizioni veramente non standard, ma facciamo soltanto sopravvivenza, facciamo anche cose estremamente diverse e divertenti. In questa foto sono a bordo di un Airbus 300 che è stato riconvertito per fare voli parabolici. In questo momento sono in assenza di gravità, ovvero sono in una fase in cui l'accelerazione è zero. Sto galleggiando, vedete il sorriso da bambino contento, perché è un'attività estremamente divertente. Una delle attività sicuramente più interessanti, più prestigiose, uno dei sogni penso di tutti gli astronauti, è di fare attività extraveicolari. Il primo passo per un astronauta europeo è qui a Colonia, siamo di nuovo al Centro Astronautico Europeo dell'ESA. A Colonia abbiamo una piscina lunga 25 metri ma profonda 13 metri, quindi veramente profonda, con dentro un modello del laboratorio Columbus. E poi usciamo dal nostro simulacro di camera stagna per effettuare i primi passi in condizioni che simulano l'assenza di gravità in orbita. Qui siamo al Johnson Space Center, in un laboratorio che si chiama NBL, Neutral Buoyancy Facility. Quello sono io, in una tuta spaziale che si chiama EMU. Questa è una vera tuta spaziale che ha volato ed è stata poi trasformata in un modulo d'addestramento. È riprodotta in scala 1:1 tutto il segmento orbitale americano. Insieme ai colleghi noi ci addestriamo, questa è una riproduzione in scala 1:1 del modulo Quest da cui noi usciamo nello spazio. E qui mi sto preparando a fare circa 6 ore di attività extraveicolare sott'acqua per addestrarmi a quello che potrebbe essere una delle nostre missioni durante l'incremento di 6 mesi in cui sarò a bordo. E qui ecco questa foto che io metto sempre per due motivi. Il primo motivo è che mi piace sottolineare la bandiera italiana, che non è ancora stata fuori dalla stazione e credo che sia un sogno e un progetto per tutti gli italiani poterla vedere un giorno fuori dalla stazione. E poi per farvi vedere che la mia testa in realtà non è così piccola come si vede qui, ma siccome siamo sott'acqua l'effetto del casco, del visore, è come quello di una lente di ingrandimento vista al contrario, per cui ecco questo effetto un po' di rimpicciolimento, ma è sicuro che riempie quasi tutto il casco. Qui sono in Russia con un equipaggio, questa si chiama Karen Heiler, che è un'astronauta americana che ha già volato sulla stazione con STS-124 nel 2008 e sarà con me sulla stazione durante i 6 mesi di permanenza. Max Uraev, un comandante di Soyuz con cui mi sono addestrato all'inizio del mio addestramento in Russia. Qui siamo in un lago fuori Mosca,
fuori da Star City, per esattezza. Star City è, è una cittadina in cui c'è il centro di addestramento dei cosmonauti. E qui ci siamo addestrati a fare un'attività molto simile a quella che avete visto prima, sopravvivenza in mare dopo un atterraggio. Ci vedete nella nostra tuta spaziale che si chiama Sokol. E con questa tuta noi siamo entrati dentro la capsula che vedete dietro, messi in mezzo al lago, e lì abbiamo effettuato tutta una serie di manovre. Avanti la prossima, per cambiarci in questi costumi. Questo è il costume di sopravvivenza in acqua russo, si chiama Farel, che vuol dire trota. Dopodiché i russi amano gli ambienti estremi, perché vivono in un ambiente estremo. Per cui in inverno, eravamo a meno 19 gradi, se non sbaglio, all'inizio dell'addestramento, abbiamo effettuato lo stesso tipo di sopravvivenza, però in condizioni radicalmente opposte. Quindi, con la nostra tuta spaziale, dentro la capsula, ci siamo cambiati. A me piace dire che cambiarsi dentro una navetta Soyuz è come avere Superman che cerca di cambiarsi una cabina telefonica, ma insieme a Batman e Wonder Woman allo stesso tempo. Qui vedete la famosa cabina telefonica. Come potete vedere, la posizione è abbastanza scomoda. Noi resteremo seduti così per circa 6 ore dal lancio all'attracco. Il lancio dura circa 9 minuti, e quello è l'ingresso in orbita. Da 0 a 9 minuti la navetta acquisisce una velocità di 8 km al secondo, ovvero 28.000 km l'ora. Dopodiché siamo in orbita e il resto delle fasi servono a ricongiungerci alla stazione. Qui ci vedete con la tuta completamente indossata, con i guanti, il casco chiuso e le procedure nelle nostre mani durante la fase di lancio. Vedete il comandante al centro, con lui ha la possibilità di controllare l'orientamento della navetta attraverso questo periscopio. Quelli che vedete qui, che sembrano dei joystick, sono di fatto le manopole di controllo della navetta per controllare l'orientamento e le traslazioni. Io sono invece qui al posto sinistro, e il mio lavoro, io dico sempre che io sono, per me la navetta è la mia, perché controllo tutti gli strumenti di bordo, e sono quello che ha un accesso diretto ai sistemi di controllo della navetta, quindi quello che ci tiene in vita, il motore, l'energia elettrica, tutto passa per le mie mani attraverso questi schermi e questi comandi. Tutti i comandi, tutte le comunicazioni, tutte le istruzioni sono in russo, quindi negli ultimi 2 anni del mio addestramento ho dovuto imparare il russo, però fortunatamente la preparazione che ho avuto durante la mia esperienza scolastica, e devo dire che l'Italia da questo punto di vista fa un lavoro eccezionale, perché credo che sia uno dei pochi paesi che insegna ancora il latino. Sembrerà strano, ma potessi tornare indietro avrei studiato il latino con molta più attenzione, sapendolo, perché è incredibile quanto il latino permetta di imparare velocemente lingue completamente diverse, come il russo e il francese, perché la base è la stessa. Incredibilmente, chi studiate il latino? Certo. Di fatto, il latino, attraverso il latino si conosce più o meno il 40% del vocabolario di una qualsiasi lingua europea. Per cui un invito, non fate come me, che il latino diceva, vediamo sto latino, come devo fare. E invece sappiate che poi mi è servito moltissimo. Per darvi un'idea delle dimensioni di un modulo russo, qui sono, qui c'è scritto Zvezda, che vuol dire stella, ed è il nome del modulo di comando e controllo del modulo russo. Ecco, qui siamo per tutta la presentazione, perché poi vorrei lasciare un po' di tempo per le domande. Qui in cirillico vedete Baikonur. Questa è una foto che mi piace moltissimo, perché l'addestramento finisce quando si va al cosmodromo di Baikonur. Anche il nome mi piace, il cosmodromo, perché qui è dove vengono lanciati, già dal 1960 vengono lanciati tutti i vettori spaziali russi. Questo è l'ingresso al cosmodromo, da lì ha volato Gagarin, e da lì l'ho lanciato anch'io fra meno di 100 giorni. Una foto che mi piace mettere per dimostrare velocemente alcune differenze. Questo è un lancio ovviamente di shuttle. Vedete quanto fumo incredibile attorno allo shuttle durante il lancio. Questo è un volo notturno, credo che sia il lancio di Mr. Fugelsang, astronauta ESA
di nazionalità svedese. Se mostri la prossima foto, vedete che invece c'è pochissimo fumo attorno a un lancio di Soyuz. Quindi magari potreste chiedermi, ma allora il lancio di uno shuttle inquina molto di più. Se torni indietro, 10 tornare indietro, vi faccio notare una cosa. Vedete questa torre? Contiene acqua. Quindi quello che vedete qui intorno in realtà è soltanto vapore acqueo, non è fumo, è vapore acqueo, serve a diminuire l'inquinamento acustico, perché abbassa le temperature del motore durante le fasi di lancio, genera questa cortina di vapore acqueo, e quindi è semplicemente un sistema per proteggere acusticamente l'ambiente. E questa è la fase finale, qui vedete il modulo di attracco alla stazione, a cui sta avvicinandosi la navetta spaziale. Immaginate questo rendezvous, questo incontro in orbita. La stazione spaziale, che di fatto è un'astronave che vola a 28.000 km l'ora attorno alla Terra, la navetta Soyuz, che poche ore prima era a terra, zero velocità, 0 km al secondo, in 9 minuti, anche lei, 8 km al secondo, che sono 28.000 km l'ora, si incontrano in orbita per fare un ricongiungimento a 15 cm al secondo. Pensate, i nostri ingegneri che fanno sembrare facile qualcosa di estremamente complicato. Questo è l'indirizzo Twitter a cui cerco di rispondere alle domande e faccio normalmente degli aggiornamenti sul addestramento. Ho sempre risposto a tutte le domande e vi incoraggio, se avete il tempo, se avete la possibilità, di farmi domande, di chiedermi le domande più assurde e più strane che vi vengono in mente, come quelle che potete farmi anche adesso. Credo che abbiamo un po' di tempo per fare le domande.